grazie del basso profilo che hanno deciso di organizzare un incontro in questo libro, organizzare due relazioni, e poi ho cercato di dire una certa contentezza per essere arrivato qui, non vogliono in una versione del lavoro sono portato. Mi fa piacere che le due cose che stiamo facendo, che vediamo le nostre famiglie, quando lo so, avrebbero iscritto, avrebbero seguito le cose che accadono nel migliore dei modi possibili. Grazie, mi fa piacere questa cosa, di essere qui in questa circostanza. Facendo bene l'importanza di ricordare che il terremoto colpì la Sicilia nel 1993. Io non ho fatto la misura, forse è sbagliato, perché quella fu un'occasione non tarda non di un cambiamento. Furono colpite però appunto rimasero una serie di città, Basso, Armei, Scipri, Monica, Iblea, Francese, sono tutte città che molti hanno visto perché sono lo sfondo della serie del commissario Montalbano. Il commissariato dell'opera Montalbano era Scipri. La chiesa che prevede come una grande scalata davanti e morta. Quando ogni anno si guardano si guarda il parcato urbano di Iblea per la Russa. Ecco, tutte queste città nacquero, rinacquero, perché furono tutte disegnate, partendo la piazza principale, la piazza sulla quale sarebbe sorta la cattedrale, sarebbe sorto il principale degli uffici pubblici. Le cattedrali erano tutte quante dedicate alla Madonna, le varie articolazioni, le Machiavelli, gli assunti, eccetera. Però anche con questo studio indica come questa attitudine a immaginare un disegno e che la città fosse un disegno, fosse il frutto di un disegno che partiva dai luoghi pubblici, appunto, la piazza, la chiesa, i grandi edifici del comune. Queste cose che non è che non degli storia della prefettura, dovrebbe visualizzare un certo corso, un territorio siciliano, che racconta la nascita di queste città, dopo per le loro racconta come un altro e un po' la leggenda, la figura di Franco Michele, che ha una parte, il quale con la matita del foglio, appunto scrittava il divenire di queste città. Una delle città che era un'inglese porta proprio come una appunto leggera decorazione del nome di questo fondamentale delitto. Nel 1903 c'è stato l'altro grande terremoto all'Aquila. In quella circostanza l'Aquila, mentre io era gente, usava i termini diciamo, più moderni e trasferiamoli da Roma, nel periodo della gente tutti i cittadini dell'Aquila furono ospitati in due volte di fortuna, la campana dei quali era la piazza del Duomo. Molti di voi l'hanno vista, la piazza del Duomo dell'Aquila, la piazza che hanno visto. Ecco, la gente non si mosse da lì, rimase lì. Insieme alle case però furono allestite delle baracche dove erano i commerci essenziali. E
io ho aspettato che dopo 15 giorni della morte fu eletto l'uomo singolo, ecco, essendo il precedente morto sotto le macerie della protesta. Perché poi mi ha raccontato uno storico dell'Aquila, che si chiama Raffaele Guarnieri, è una persona che ha studiato a lungo poi la città, ha raccontato in continuità studi, è stato molto erudito, un storico di grande sapienza e anche di grande sensibilità. La Ferrara è anche una persona un po' speciale in questo giro dell'acqua, perché è l'unico cittadino abitante del centro storico. Il centro storico dell'acqua è stato immediatamente dopo il terremoto evacuato, è stato circondato, militarizzato, stato internato. E c'era una certa disgusto che muoveva tutti gli abitanti di questa zona russa, ricordavo prima che sono stati 160 euro, di cui ogni uomo che si muoveva per tutti gli abitanti. La cosa di cui si è imposto, non si è andato da casa sua, chiamato un tecnico di questo luogo, che ha fatto fare la notizia, insomma, un leggero sostegno a una che decide un salotto a casa da letto, ha speso 3.200 euro ed è rimasto in quella casa. Lui da solo, lui con una vicina di lato, facendo riportare prima il toro, il termine, l'acqua minerale, poi è passato per l'alimento, insomma, l'hanno accudito per un certo periodo. Sono andato per essere in via, cacciato, quindi non poteva restare, sono andato in giro il fuoco, sono andato tutti i poliziotti, e lui però è stato visitato di nuovo. A questo libro è stato visto. Ecco, allora, lo storico che racconta come è stata la città, ma è stato quello che si chiamava nel 1903. Come da allora la città dell'Aquila è stata ricostruita in forme nuovissime, tutto in gran parte, diciamo, del patrimonio, per esempio il classico, chiese, convegni, eccetera, si fanno alla fase successiva, questo parliamo del 1903. Tutte le chiese romano-grosse, medievali, sono state rifatte in un volume delle certezze, compresa la nazione incollegata. Proprio perché in una volta dopo il terremoto ci fu questo grandissimo sforzo per ricostruire la città esattamente come era, dove era, altra espressione che, come dire, appuntivamente attribuisco al presidente. Quindi gli eventi come quello, appunto, andando indietro nel tempo, nella Sicilia del Papa Noto, la Sicilia orientale, e poi quello dell'anno del 1903, ce ne sono tanti. Poi, un anno più avanti, accostandoci, lasciando per conto di nuovo con la Chiesa, con i suoi santi, e non lo fa fare decenni immediatamente alla scuola, per esempio, ci parla prima il terremoto del Friuli, il terremoto del Lombardia, anche lì si è ricostruito lì con una maggiore consapevolezza, perché poi diciamo l'idea di conservare l'antico, l'idea di restaurare l'antico, l'idea moderna, cioè l'idea che nasce soltanto come moderno, e dire che non per conto la tutela dell'antico che è stato lavorato al moderno. E quindi si costruisce come era, dove era. Ma ho incontrato per scrivere questo libro l'architetto Giovanni Pietronini, che ha fatto il piano di recupero dei due principali centri del Friuli,
quanto prego, genova e filosofia. E quindi ha detto che in effetti questa espressione, per me la dovera, è un'espressione che contiene in sé una utopia di presenza antica. Contemporaneamente però è un'utopia che produce una forma di iperrealismo. Non si può ricostruire niente come la dovera, perché non si può tenere conto di quello che il tempo ha modificato. Quindi è soltanto un'illusione la possibilità di ricostruire.